È tornata a casa Brittney Griner, la stella statunitense del basket, è arrivata in Texas dopo un lungo e faticoso viaggio e alla fine di un incubo nelle carceri russe durato mesi. La cestista era stata intercettata in un aeroporto russo mentre era in trasferta con dell'olio di cannabis terapeutico con regolare prescrizione. Sostanza vietata in Russia, è stata arrestata, processata e messa in prigione. È stata rilasciata poche ore fa in cambio del trafficante d'armi Victor Butt, che era detenuto negli Stati Uniti. Lo scambio è avvenuto all'aeroporto di Abu Dhabi. L'uomo era stato arrestato nel 2008 e poi estradato 2 anni dopo negli Stati Uniti per scontare una pena di 25 anni. In Russia è stato accolto in aeroporto a Mosca dalla sua famiglia. Washington avrebbe voluto includere nell'accordo anche l'ex marine statunitense Paul Whelan, ma non è riuscita a ottenere il suo rilascio. Sta scontando 16 anni in Russia con l'accusa di spionaggio. L'amministrazione Biden ha garantito che continuerà nei suoi sforzi per riportarlo a casa.